Realizzano da anni prodotti ad alto contenuto tecnologico, telefoni, modem, router, interfacce di rete. Ora, praticamente senza preavviso se non una procedura di mobilità che ha portato una settantina di dipendenti al prepensionamento, rischiano di rimanere senza lavoro. Non perché improduttivi, ma solo perché si preferisce investire in Cina, dove il costo del lavoro è di gran lunga inferiore, perché inferiori sono anche le garanzie per i lavoratori. Stiamo parlando dei dipendenti della Dialface di Bari, attualmente una trentina, che hanno manifestato il loro disagio davanti alla sede della RAI di Bari. L'azienda fino ad ora ha lavorato grazie alle commesse della Telecom, che però ultimamente ha deciso di affidare la produzione ad altri. Sono stato assunto circa 2 anni fa dalla Dialface perché ci hanno inserito in un nuovo progetto di sviluppo di impianti in fibra ottica di nuova generazione. Sono stati assunti insieme a me altri 2 ingegneri. Siamo stati formati nella sede amministrativa di questa azienda che si trova a Milano insieme a tante altre persone che sono state assunte lì. Ora Telecom Italia ha deciso di non interpellarci più per quanto riguarda questi progetti e ha anche tagliato le commesse che finora ci aveva assegnato. E tutto questo senza alcun motivo, che non vogliamo aiuti, semplicemente vogliamo competere, vogliamo essere chiamati alle gare d'appalto. Lavoro dalla News di Alfaci da 33 anni, ho 50 anni, e non so quale sarebbe il mio futuro, sia per me che per i miei figli. Mi auguro che le cose possano un po' cambiare in meglio, per tutti chiaramente. CGL e CISL e UIL hanno chiesto l'apertura di un tavolo regionale per mantenere la produzione sul territorio.